Buongiorno. Ma perché per me è particolare, perché alleno il Lecce, quindi il Lecce disputa domani un derby, forse più particolare per qualcun altro, non per me. Per me è una partita da provare a vincere, tenendo presente quelle che sono le forze di una squadra che insieme a noi è la rivelazione di questo campionato. E quindi da partite così attese, così cariche di significato, per anche i trascorsi che ci sono stati da parte di alcuni, sia giocatori che dirigenti, per la cittadinanza, per la regionalità, chiamatela come volete, dell'allenatore, di alcuni ex del Lecce che hanno partecipato l'anno scorso in questa squadra, che alcuni sono nati in questa città, sicuramente sono motivi per esaltare una partita che già di per sé è abbastanza attesa, sono ingredienti che sicuramente alimentano qualcosa in più, ci mettono un po' di un carico in più rispetto a quella che invece per me è una partita importantissima, ma non così tanto significativa. Sono giocatori che hanno ricoperto fino ad oggi un ruolo importante in questa squadra e che erano anche in un buon momento. Sicuramente abbiamo le potenzialità di sostituirli in maniera egregia, oltretutto abbiamo sempre dimostrato che al di là degli interpreti l'identità della squadra non cambia molto, e quindi anche in questo caso chi scenderà in campo avrà come al solito il suo spartito e saprà sicuramente ben figurare. Si era fatto notare alcune delle insidie della partita di domani, altre potrebbero essere il discorso di uno Francavilla che in casa veramente lascia le briciole agli avversari, ed è vero che prova la squadra che fuori casa ha fatto meglio. Poi c'è anche un'insidia terreno di gioco che avete già visto in Coppa Italia, però c'è, quindi anche queste variabili da dover considerare. Assolutamente sì, il campo è un elemento non di poco conto, loro ci sono abituati sia per il manto sia per le dimensioni che sono molto diverse dalle nostre, ed è una squadra che in casa, come giustamente ricordavi, ha subito pochissimi gol, se non vado errato intorno agli 8, mentre fuori casa qualcosina in più, quindi la dice lunga su quello che è l'atteggiamento di questa squadra e la differenza di comportamento, nonostante non cambi molto come impostazione tattica, però in casa ha fatto le fortune di questo campionato. È una squadra in salute, composta da buoni giocatori, buona organizzazione di gioco, quindi da tenere presente tutti gli aspetti, ma soprattutto il fatto che in casa siano molto più bravi, diciamo così, a sfruttare quelle che sono sia le dimensioni del campo, allo stesso tempo il manto erboso, si fa per dire. Caturano sta bene, si è allenato tutta la settimana con noi, non abbiamo nessun tipo di problema dal punto di vista fisico, stiamo tutti bene. Ancora non ho deciso, forse tutti e due. È da ridere, non lo so. Forse tutti e due, ho detto. Bisognerebbe fare attenzione, oltre a tutti, a questo duo Abate e soprattutto Nzola, no? Ha catechizzato particolarmente i suoi, sono elementi, soprattutto Nzola, di fare anche la differenza. No? Assolutamente sì, è un giocatore forte.
forte fisicamente, cioè un buon piede, una buona progressione. E ovviamente non gli si può concedere tanto spazio, ma non è il solo, c'è una organizzazione che gli consente di esaltare quelle che sono le sue qualità, mi riferisco sia a Nzola ma anche ad Abate. Ma non è l'unica, diciamo, attenzione particolare che ci dobbiamo mettere, perché è una squadra che in fase di costruzione cerca di attaccare con più uomini, quindi è un aspetto che non sottovalutiamo assolutamente. Quindi la nostra attenzione è sicuramente per i due terminali più offensivi, ma è un'attenzione che parte anche da un po' più lontano, quindi ci preoccupiamo anche di tenere a bada tutto il resto, almeno ci proviamo, quella è l'intenzione. La nota di colore, ci saranno 500 tifosi al seguito della squadra. Peccato, perché ho saputo che c'è stata una richiesta superiore, peccato per la capienza dello stadio. Immagino che anche dall'altra parte avrebbero avuto più piacere che lo stadio fosse più capiente, ma questo è l'ennesima dimostrazione, non che ce ne fosse bisogno, ma immagino che se avessero avuto la possibilità avrebbero riempito anche uno stadio più grande i nostri tifosi. Quindi li ringrazio, non avevo dubbi e sono convinto che anche domani faranno la loro parte come hanno sempre fatto, dandoci quella spinta in più in una partita così importante per noi, che ci può proiettare sempre verso il nostro obiettivo, tenendo presente che è una partita determinante, che però è la prima delle ultime 11 importantissime, dove noi avremmo la oculatezza e la concretezza di provare a fare nostro, perché abbiamo un obiettivo ben definito e credo che non sia facilmente eguagliabile dagli avversari. Quindi per quanto ci riguarda abbiamo tutte le intenzioni del caso di fare questa partita come se fosse l'ultima, tenendo presente, come dicevo all'inizio, l'importanza e le insidie che l'avversario ci può creare, però non possiamo pensare allo stesso tempo di non essere determinati per cercare di portare a casa la posta piena. Quindi anche l'aiuto dei tifosi, secondo me, può incidere ancora per quel qualcosa in più, soprattutto in un campo dove immagino anche loro abbiano voglia di fare una figura, buona figura, come del resto lo vogliamo fare anche noi. Buongiorno mister. Buongiorno. Visto anche, insomma, il campo, no? È particolare, molto piccolo, molto probabilmente si giocherà anche in un fazzoletto. Quanto conta anche i piccoli dettagli, che ne so, decide la partita su un calcio di punizione, su un calcio d'angolo? Questi potrebbero essere anche dettagli da non sottovalutare. E poi un'altra cosa, a mio modo di vedere il Lecce è primo in classifica meritatamente, agganciandomi alla conferenza stampa del direttore Meluso. Quanto danno fastidio queste voci che vengono dall'esterno, che ogni volta devono andare a trovare il pelo nell'uovo sugli arbitraggi contro il Lecce? Grazie. Allora, che il campo ti renda difficile alcune cose, magari ti facilita altre, tipo le palle inattive, i calci piazzati, sicuramente è un aspetto di cui tener conto, ma lo teniamo sempre presente al di là delle dimensioni del campo, quindi è un aspetto che curiamo settimanalmente, come immagino facciano tutti. Ancor di più se in un campo così ti predispone a non avere tanto spazio, soprattutto in ampiezza, e quindi in alcuni casi bisognerà stare attenti anche a non creare i presupposti, punizioni inutili, falli inutili, è un aspetto di cui abbiamo parlato. Per quanto riguarda le polemiche che settimanalmente ormai già da un po' ci abituano
alcune vere, alcune inventate, alla ricerca di inutili e futili motivi per, nella loro idea voglio pensare, cercare di destabilizzare un ambiente sano, perché il nostro, a differenza di altri, io lo definisco sano, perché certe cose non succedono, o quantomeno cerchiamo di risolvere i problemi, perché tutti ce li hanno in casa nostra. Però ormai è una tattica superata, anche gente ormai esperta di questo mondo dovrebbe cambiare lo spartito e cercare di non trovare alibi, aggrapparsi nei momenti di difficoltà a situazioni che oltretutto non gli competono, non gli riguardano. Ognuno deve guardare in casa propria, io su questo sono sempre stato molto chiaro. A volte ci possono essere delle incomprensioni o dei fatti che nel calcio sicuramente non sono nuovi, come episodi arbitrali e quant'altro, che però appartengono a tutti, in questo campionato, nei campionati precedenti, dove qualcuno si lamentava un po' meno, nonostante ci fossero buoni motivi. Per me tutte le chiacchiere che arrivano qui direttamente o indirettamente, o gente che prova ad animare attraverso anche voi, che da questo punto di vista siete una grande diffusione di notizie, io mi dissocio, cioè non li ascolto, per me sono indifferenti, chiunque esso sia a dirle, che sia un mio collega, che sia un presidente della squadra avversaria, a me non interessa, uno perché non li leggo e quando me li riportano chiaramente devo fare una valutazione importante da chi sono dette. E vi inviterei a farlo anche a voi, cercando di andare un po' indietro e fare una ricerca non tanto lontano, dell'anno scorso, di quando qualcuno si lamentava un po' meno rispetto a quest'anno. Non sto facendo nome, lo stai dicendo tu. Prima che mi create problemi come la settimana scorsa, che a domanda il Foggia non ha vinto, sarebbe stato più bello, certo, che vuoi che dica che sarebbe stato meno bello. E quindi poi mi fate uscire, Padalino ha detto che. Usciamo da questi equivoci e cerchiamo di essere sereni e seri anche nel non giocare con le parole. Io sto dicendo che ci sono dei fatti che sono successi l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa, ogni campionato analizzandolo si può fare della polemica, per me sterile, e si cerca così di passare da vittime e fare del vittimismo. Quindi da questo campionato, tornando indietro, ma la storia la fa la Juve, la fa l'Inter, la fa il Milan, ogni anno succede sempre questo. Quindi Lega Pro anche succede, perché succede, il calcio è questo. Ma io non posso partecipare a questo tipo di comportamento e neanche ci voglio entrare dentro. Mi limito a dire che tutto ciò che ascolto e che mi viene riportato lo valuto in base alla persona che esprime un concetto, che oggi si sente vittima ma ieri si sentiva un estraneo, un indifferente rispetto agli episodi. Quindi, chiusa la parentesi, il mio problema è il Francavilla domani, tutto quello che aveva eventualmente da puntualizzare l'ha fatto benissimo il nostro direttore sportivo Meluso. Io penso alla partita di domani e quello credo che debbano fare staff e calciatore. Tutto il resto sono frasi che tolgono l'attenzione da problemi reali per trasferirli su altri. Non è il mio tipo di comportamento questo, quindi glielo lascio a chi fino ad oggi si è divertito a parlare e ad asparlare.